Altra osservazione, il processo formativo ha diverse tappe, è ovvio. Stiamo cercando, l'osservatorio sta cercando le regole delle CM di definire un modo per controllare il conflitto di interessi, ma prevalentemente le modalità che vengono adottate sono delle modalità che hanno a che fare con la progettazione. Finora abbiamo avuto a che fare con la progettazione degli eventi, da domani avremo a che fare con la, come dire, accreditamento dei provider, ma è sempre in una fase che è dopo le scelte ed è prima della realizzazione. Lo si farà attraverso meccanismi di accreditamento, quindi di riconoscimento pubblico, e attraverso una serie di autocertificazioni che già sono peraltro in vigore. Ci saranno vincoli nella realizzazione, ci sono in parte vincoli nella realizzazione, questo si può fare, questo non si può fare, è prevedibile che ci debbano essere delle ispezioni, chiamiamole così, e poi c'è un problema, naturalmente sta ancora un po' distante, della capacità di valutare ciò che è avvenuto. Questi sono gli strumenti a cui si pensa. Devo dire però che va citato anche una situazione un po' particolare, che è quella della nostra regione, perché l'Emilia Romagna ha fin dall'inizio, fin dal 2002, detto che non avrebbe accettato di accreditare, non lo ha fatto, di accreditare eventi direttamente finanziati da organizzazioni che hanno interessi commerciali in sanità, e ha proposto strumenti per il controllo appunto dei conflitti di interesse che potrebbero essere attribuiti, diciamo, alla fase preliminare, alla fase di scelta delle priorità, alla fase di orientamento generale, quindi cercando di allontanare quanto più possibile la fonte del finanziamento dalla realizzazione dell'evento formativo, fin tanto a pensare che si possano immaginare il cofinanziamento congiunto di fondi la cui poi realizzazione debba essere successivamente decisa. Ecco, per concludere, due ultime osservazioni. Una è: esistono in questo panorama delle confusioni che noi dovremmo cercare di risolvere. Una confusione in qualche modo ve l'ho già presentata. Quella banca che io osservo non è una banca, come dire, della formazione, è una banca della pubblicità. Ma le regole che nel frattempo sono cambiate nel mondo dell'educazione continua e medicina fanno sì che la stragrande maggioranza degli eventi che sono lì contemplati sono in realtà eventi formativi, quindi osservando ciò che avviene dal punto di vista della pubblicità dei farmaci, si osserva quello che avviene nel campo dell'intervento dell'industria nella formazione. Il riquadro a sinistra non lo riusciamo a conoscere, non abbiamo strumenti per analizzare che cosa avviene indipendentemente da quelle autorizzazioni. Ma c'è un altro elemento di confusione, stamattina se ne è parlato, ma se ne è parlato come se fosse informazione. Esistono, credo che l'ordine di grandezza sia 30.000, ma credo che stiano anche diminuendo per via della crisi, diciamo 25.000 persone che hanno come compito quello di andare dai singoli medici e, si diceva stamattina, non insegnano. Però se andiamo a vedere gli studi sulla efficacia dei metodi didattici, quel metodo lì è l'unico metodo che ha evidenza di efficacia, sistematico, ripetuto, su specifici argomenti. È l'unico che ha evidenza di efficacia nel mutare i comportamenti. Allora, non chiamarlo formazione forse è uno sbaglio, forse è uno sbaglio. In ogni caso è contiguo. Allora, come vedete, noi stiamo, come dire, parlando di formazione, ma attraverso degli strumenti che dicono altre cose. L'ultima considerazione che faccio, un po', come dire, sollecitato dalle documenti che hanno poi portato anche a questo convegno, ma sollecitato anche da parecchie cose che vi ho appena detto, è che la mia sensazione è che se non stiamo attenti, o forse lo vogliamo, si stanno configurando due modelli di formazione continua. Un modello che è legato all'organizzazione sanitaria, i cui obiettivi sono legati a un'integrazione tra obiettivi individuali e innovazione dell'organizzazione, dell'assistenza, le cui modalità didattiche sono prevalentemente di formazione sul campo, e tra poco avremo delle esposizioni anche chiare ed interessanti da questo punto di vista, e la cui possibilità di valutazione è molto più concreta e pratica, e i cui costi sono probabilmente più bassi. E viceversa,
terza abbiamo all'esterno un altro modello di formazione che si basa su una programmazione molto più aleatoria, molto più frammentata, i cui costi sono probabilmente più alti, la cui possibilità di valutazione è minore, la cui tecnica è prevalentemente basata su formazione residenziale, in parte formazione a distanza, e in cui probabilmente la possibilità di un intervento esterno è evidentemente maggiore. Quanto debbano sovrapporsi, quanto debbano integrarsi questi due sistemi, o quanto sia più utile tenerli separati? Ecco, questa è una domanda che a me preme molto. Fatta questa